È una tipica giornata di lavoro, quando vengo costantemente interrotto dalle mail. E basta! Non riesco a finire una frase dal report che sto scrivendo, quando Oh, ma non cagate il c***o! Cazzo, non ne posso più di voi! Che cazzo ha inventato queste email? Lo strumento del demonio! Adesso andiamo a vedere com'è nato questo strumento del demonio che manda più persone agli istituti psichiatrici di qualunque altro disturbo mentale. Scherzo, scherzo. Facciamo un balzo indietro negli anni 60, quando ancora i computer erano una rarità. E infatti quei pochi che c'erano venivano utilizzati mediante il time sharing, ovvero un po' lo uso io e un po' lo usi tu. Quando c'era questo sistema, già gli utenti si lasciavano dei messaggini mediante dei file, e ben presto questo venne sviluppato in sistemi arcaici di posta elettronica. E quali erano questi sistemi arcaici di posta elettronica? Ma ovviamente li vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti dai pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo del strumento del demonio. Lo strumento informatico che uso quotidianamente, minuto per minuto, e che mi manda in bestia. Ma prima di cominciare, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri video di saggiati che porto su questo canale. E inoltre qui sotto trovate il mio tag per Instagram, ma non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo con la storia delle email. Che tra l'altro con questo video concludo l'arco narrativo della storia di Internet per poi passare ad altre storie interessanti del mondo dell'informatica. Tuttavia, prima di andare avanti, voglio farvi capire perché esistono le mail e cosa li differenzia da una chat. Le chat, ovviamente come ben sapete, sono dei sistemi di messaggistica istantanea. Cioè significa che due o più utenti devono essere collegati nello stesso momento per scambiarsi i messaggi. Le email, invece, prendono un'idea dalla posta. La vera posta, infatti si chiama posta elettronica, electronic mail, email. Cioè tu la mandi e poi il destinatario la riceve con calma, se la legge con calma e ti risponde con calma. Se voi usate le mail ogni giorno sapete che tutto quello che ho detto è una mera bugia, ma andiamo avanti. Quindi per le mail le due parti o le più parti che vengono coinvolte non devono essere connessi fisicamente nello stesso istante. Quindi, fatta questa premessa, proseguiamo con la storia delle mail. Quel sistema di cui vi parlavo, arcaici, quindi proto posta elettronica, non erano standard. C'era il sistema dell'MIT per il CTSS, Compatible Time Sharing System, che era praticamente il sistema operativo utilizzato in questo computer mainstream che avevano all'MIT negli anni 60, che semplicemente era un comando di linea di comando chiamato mail, che semplicemente veniva utilizzato per scambiare messaggi fra utenti. Nel 1971 poi venne creato il comando SNDMessage, che vuol dire send message, che continuava a migliorare le idee di questi sistemi che stavano prima, per continuare a mandare messaggi di posta tra gli utenti, che tra l'altro in maniera sperimentale si potevano anche allegare i file. E ovviamente dove fu mandata la prima mail? Utilizzando ARPANET. Successivamente altri sistemi di posta elettronica vennero proposti che si basavano sul protocollo FTP che già esisteva. Per chi non sapesse cos'è il protocollo FTP, è quel protocollo che si usa tuttora per trasferire file su internet, che molto spesso, per esempio, viene utilizzato per pubblicare le pagine web. Uno di questi sistemi di posta elettronica basati su FTP era chiamato Deliver Mail, nome di fantasia. L'anno successivo venne proposto un altro software per mandare email tra utenti Unix, all'interno infatti di Unix. Nello stesso anno venne proposto APL Mailbox, che praticamente estendeva SNDMSG, rendendolo più robusto, e poi a sua volta lui stesso fu migliorato qualche anno dopo. Già in quegli anni veniva introdotta questa sintassi per mandare email, ovvero nome utente, chiocciolina, hostname. Poi questa fu modificata con la forma moderna che abbiamo adesso, che è nome utente, chiocciola, hostname.dominio. Per chi si chiedesse cosa significa chiocciola, basta leggere in inglese che si legge at, che significa un nome utente, a quel hostname, cioè a quel server. A questo punto però nacque un problema. Tutti creavano un sistema di posta elettronica, ma non ce n'era uno che era uguale per tutti, quindi qualcuno si sedette, come voi ben sapete, avete letto le altre storie, per fare un protocollo. E infatti venne proposto il Mail Transfer Protocol nel 1980 per proporre un'alternativa agli altri sistemi basati su FTP. L'anno dopo venne poi proposto
il protocollo Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, che tra l'altro è quello che si usa ai giorni d'oggi. Tuttavia, SMTP assolve un solo compito, mandare le mail. E per riceverle? Che domande? Hanno fatto un altro protocollo, il Post Office Protocol, che anch'esso è tuttora in uso, però siamo alla versione 3. Difatti, sicuramente voi avete visto la sigla POP 3. POP sta per Post Office Protocol. Il POP serve per mandare le mail, SMT per ricevere. Poi c'è anche IMAP, che è una versione più moderna. E nonostante che questi protocolli siano vecchi di 30 anni, tuttora vengono utilizzati e non sono stati modificati tanto. Sì, è vero, POP siamo alla versione 3, ma la versione 3 c'è da 30 anni. Non è cambiato praticamente nulla. Ovviamente si sono evoluti i client di posta elettronica che sono più belli, integrano il calendario, fanno cose belle, ti permettono di aggiungere testo in HTML, perché alla fine un messaggio di posta elettronica contiene del contenuto testuale e quindi si può includere facilmente dell'HTML, che sono comunque le email che riceviamo ogni giorno. I client moderni ti raggruppano le email in thread, che è una cosa molto utile. Insomma, dal punto di vista del protocollo è cambiato ben poco, però ovviamente i client hanno dato una svecchiata a tutto, anche perché oggigiorno le email sono fondamentali, soprattutto nell'ambito accademico, che vengono spedite una quantità allucinante di email. Voi non avete idea. Ovviamente qualcuno si è posto il problema: se tutti si lamentano per queste email, possiamo risolvere il problema di averne tante? Alla fine sì e no, perché comunque io, per esempio, nei miei giorni belli ricevo e invio non meno di 30 email. I giorni belli, lasciamo perdere i giorni cattivi. E infatti, come vedete, nel corso di un talk TED, Chris Anderson ha proposto la email charter, ovvero una lista di regole per alleggerirci la vita, che vi metterò in descrizione il link. Alla fine il contenuto di questa carta la possiamo riassumere in tre punti: non scrivere papelli, quindi email corte, dare tempo al destinatario di rispondere e non pretendere una risposta immediata, e inoltre non cagare il c***o. Ovviamente, in ambito lavorativo moderno, nessuna di queste tre cose viene fatta. E infatti, quando ricevo i papelli, ignoro alcuni record riguardanti le mail. Raymond Thompson, che è uno dei sviluppatori del primo sistema di posta elettronica, è stata la prima persona a mandare un'email attraverso ARPANET. La regina Elisabetta, come vi dicevo in questo video, è stata la prima capo di stato a inviare un'email. Nel 91 è stata mandata la prima email nello spazio, nella fattispecie a uno space shuttle, durante una missione. Negli anni 90 Bill Clinton è stato il primo capo di stato americano a utilizzare le mail. E voi, pinguini, quante mail ricevete? Scrivetemelo nei commenti. E inoltre, prima di salutarti, vi invito a guardare questi video, soprattutto per la serie di internet, così ve li recuperate qualora non siete visti. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un like. E mi sa che per la serie di internet abbiamo concluso qua. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao, Kimu!